Come cambia il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla luce delle novità introdotte dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità? E cosa devono fare imprese e banche per attivare i finanziamenti e le garanzie? Sono i temi al centro della Digital Conference, il fondo di garanzia e i finanziamenti per superare l'emergenza Covid-19, cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo bancario. Gianfranco Torriero, vice direttore generale ABI, ha evidenziato l'importanza della corretta compilazione del modulo 4bis, perché consente alle banche di velocizzare l'iter della pratica. Un ruolo importante è quello assunto dall'autodichiarazione, cioè dal cosiddetto modulo 4bis, che è il modulo con la richiesta della garanzia. È un passaggio importante quello dell'autodichiarazione, perché l'impresa, che è l'unica che conosce la sua situazione al 31/12/2019, perché considerate che in questo momento i bilanci non sono depositati in quanto c'è stato uno slittamento dei termini, è importante che venga correttamente compilato, perché la corretta compilazione, sia formale che sostanziale, del modulo permette poi di agevolare la banca nel dar seguito alla domanda. Tenete conto che, appunto, proprio per agevolare e rendere più rapida l'erogazione, la domanda, una volta la banca, una volta ricevuta la domanda di garanzia da parte dell'impresa, farà l'immissione nell'ambito del portale dell'MCC, del fondo di garanzia, e in quel caso la domanda, che ricordo deve essere la domanda unica, nel momento in cui la banca ha immesso queste informazioni contenute nel modulo 4bis nel portale, a questo punto l'operazione può prevedere poi la successiva erogazione, in quanto la banca dovrà sostanzialmente verificare solamente che l'impresa non è in una situazione di credito deteriorato prima del 31 gennaio 2020. Quindi, diciamo, sotto questo profilo, la verifica della banca è una verifica formale del contenuto del modulo e una verifica che viene fatta per vedere se quel cliente è un buon pagatore. Il direttore Credito e Finanza di Confindustria, Francesca Brunori, ha chiesto che la garanzia al 100% sia estesa anche per gli investimenti superiori a 25.000 euro. Con riferimento specifico alle percentuali di copertura, devo tuttavia segnalare che il governo italiano non ha sfruttato appieno l'opportunità fornita dal temporary framework sugli aiuti di prestare garanzie su finanziamenti fino al 100%, pur con alcune limitazioni. In particolare, questa possibilità è stata sfruttata per una tipologia che oramai è stranota in questo paese e che sarà certamente oggetto di tante domande nel dibattito di oggi, è stata quindi sfruttata per i finanziamenti fino a 25.000 euro. Il temporary framework consentirebbe una copertura così elevata anche per finanziamenti fino a 800.000 euro, e quindi proveremo a lavorarci nell'iter di conversione, insieme a tanti altri aspetti di semplificazione ulteriore dell'intervento del fondo, che però è, voglio sottolinearlo, comunque un intervento particolarmente efficiente, particolarmente apprezzato dalle imprese, e ci aspettiamo quindi un grande supporto da questo strumento, come è stato negli ultimi anni. Bruno Panieri, direttore politiche economiche Confartigianato, ha riconosciuto la centralità del fondo di garanzia come elemento fondamentale per il sostegno all'economia. Fondo centrale di garanzia che torna a essere centrale, un'infrastruttura centrale nelle politiche industriali del paese, è lo strumento anticiclico per eccellenza. Abbiamo imparato a conoscerlo, purtroppo e ahimè, in presenza di un'altra importante crisi economica, quella del 2008. Questa è ancora più incisiva e ancora più consistente, quindi ancora maggiore è stato il ruolo assegnato al Fondo Centrale, usufruendo dello spazio in deroga che ci ha concesso la Commissione Europea con le misure del Temporary Framework, che ci hanno consentito di fare cose mai fatte prima. Siamo riusciti, con lo sforzo di tutti da questo punto di vista, sia dal punto di vista delle istituzioni governative, che hanno cercato di calare a terra le misure anche con i provvedimenti di prima attuazione nel tempo più rapido possibile, ma anche lo stesso gestore, l'impegno importante del gestore MCC, che ha già predisposto la piattaforma, perché le misure, come venivano ricordate,
potessero partire. Speriamo che appunto nei prossimi giorni le procedure messe in campo dalle banche consentano alle imprese di presentare le prime domande, che ci auguriamo tutti potremo cominciare a deliberare nel consiglio di gestione del fondo dalle prossime riunioni nel corso di questa settimana. È spettato a Giuseppe Bronzino, dirigente del MISE e presidente del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, illustrare che il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato si aggiunge agli aiuti in regime de minimis. Allora, questa comunicazione della Commissione del 19 marzo, poi già modificata con un'altra comunicazione del 3 aprile, appunto ha definito un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per concorrere a contrastare gli effetti economici della crisi dell'emergenza sanitaria in corso. Questa comunicazione in pratica si inquadra sotto una previsione specifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera B, che è dedicata appunto agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro. Per ora l'Italia ha operato nell'ambito dell'articolo 107 3b e quindi degli aiuti tesi a contrastare il grave turbamento dell'economia, notificando ad oggi 4 regimi, di cui 3 proprio nel quadro operanti nel quadro delle garanzie pubbliche. È stato notificato il regime per la notificato e approvato il regime per la garanzia sussidiaria che assiste la moratoria imposta per 6 mesi a tutte le forme di finanziamenti per le PMI. È stato inoltre e poi sono stati approvati i 2 regimi sulle garanzie pubbliche offerte per i nuovi finanziamenti dal fondo PMI e dal fondo MEF, insomma il fondo SACE cosiddetto, per le imprese di maggiori dimensioni. È importante anche sottolineare che queste sono possibilità aggiuntive che si aggiungono a quelle comunque offerte dalla normativa sugli aiuti di Stato, quindi rimangono disponibili la possibilità per le amministrazioni di concedere aiuti in esenzione, aiuti in de minimis. Questo plafond reso disponibile dal quadro temporale degli aiuti si aggiunge e non assorbe il plafond de minimis, che quindi continua a avere la sua applicazione. In particolare poi in materia di cumulo ci sono alcune disposizioni molto importanti nella comunicazione che avranno poi degli effetti concreti anche sulle misure di cui ci dovremo occupare. Tutti gli aiuti offerti nell'ambito del temporary framework sono cumulabili tra loro, tranne per quello che ci interessa qui, quindi guardiamo le misure che riguardano il credito. Gli aiuti di cui ai punti 3.2 e 3.3, quindi garanzie e tassi di interesse agevolati, se insistono sullo stesso prestito o se l'importo complessivo del prestito per impresa superi le soglie previste. Molti i chiarimenti forniti dagli esponenti del soggetto gestore del fondo di garanzia, il Mediocredito Centrale. Luca Laragione, responsabile sviluppo, è intervenuto per chiarire chi può beneficiare della garanzia e sulle commissioni. Tra i punti principali ricordiamo innanzitutto la gratuità dell'intervento del fondo, quindi non vi è il pagamento di nessun tipo di commissione, una tantum da parte del soggetto richiedente. È stata prevista l'estensione del fondo anche alle imprese, alle mid-cap, vale a dire tutte quelle imprese che sono differenti dalle piccole e medie imprese, dalle PMI, e che hanno un numero di dipendenti fino a 499. Questo è un aspetto molto importante perché soprattutto ci arrivano tante domande su come dobbiamo andare a identificare una impresa quando è mid-cap. Come ho detto precedentemente, mid-cap significa che è al di fuori del perimetro di PMI inteso come da norma comunitaria. Quindi la mid-cap noi la andremo a individuare esclusivamente andando a calibrarci sul numero di dipendenti dell'impresa e non tenendo conto anche di tutti gli altri parametri, quindi di fatturato e totale attivo, di bilancio, e considerando la sola impresa in sé per sé. Altro aspetto importante è l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita. Questa era una sorta di sanzione introdotta dal decreto di riforma del marzo del 2019, dove si prevedeva un pagamento di una commissione pari a 300 euro qualora successivamente all'erogazione, alla concessione della garanzia, non si procedeva al perfezionamento dell'operazione stessa.
È stato innalzato l'importo massimo garantito per impresa, è stato raddoppiato perché dai 2 milioni e mezzo originari si è passato ai 5 milioni per singola impresa. Questo intervento cosa prevede? Appunto prevede che il fondo di garanzia rilasci una copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione su dei finanziamenti che hanno anche in questo caso delle caratteristiche ben definite dalla normativa. Durata fino a 72 mesi, la normativa prevede che il rimborso della quota capitale non debba avvenire prima dei 24 mesi. E poi vi è un vincolo anche in termini di importo proprio dell'operazione finanziaria, che non deve essere superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque fino ad un limite massimo di 25.000 euro. Questo limite massimo di 25.000 euro mi preme sottolineare come sia un limite, un vincolo per singola impresa beneficiaria. I soggetti beneficiari a cui è rivolta questa misura sono tutte le PMI, ma anche tutte le persone fisiche che svolgono attività di impresa, quindi professionisti anche non appartenenti a ordini professionali o a categorie, associazioni professionali o che non rilasciano un certificato di qualità. Altro aspetto importante però previsto dalla normativa è che su queste operazioni finanziarie debba essere applicato un tasso di interesse calmierato, vale a dire un tasso di interesse che innanzitutto deve contemplare esclusivamente costi di gestione e di istruttoria della pratica e non deve essere superiore ad un cap fissato dal decreto. Procedendo, sospensione del pagamento delle rate o allungamento delle scadenze di operazioni garantite, questa era una misura già prevista dal DL Cura Italia, che è stata estesa dal DL Liquidità, infatti sono state previste anche eventuali operazioni di allungamento e su queste operazioni la garanzia del fondo viene allungata o estesa in maniera automatica, viene confermata di ufficio. In questo caso abbiamo predisposto già all'epoca dell'entrata in vigore del DL Cura Italia un allegato ad hoc, questo allegato 13 bis per la ricezione, per l'invio e la ricezione di queste richieste di proroga della garanzia. L'altro aspetto importante riguarda invece la cumulabilità dell'intervento del fondo con la garanzia di un Confidi o altri fondi di garanzia. Infatti il decreto prevede anche che accanto alla garanzia del fondo possa affiancarsi una garanzia prestata da un Confidi o altro fondo di garanzia fino a coprire fino al 100% l'operazione finanziaria. Anche in questo caso però ci sono dei vincoli da rispettare, una durata massima di 72 mesi, anche in termini di importo, perché deve essere al massimo il 25% dei ricavi registrati dal soggetto beneficiario finale, ricavi che non devono essere superiori ai 3,2 milioni. Anche in questo caso questa misura non è ancora attiva perché, come dicevo in precedenza, stiamo attuando e implementando le modifiche informatiche necessarie per ricevere tutte queste richieste di garanzia che appunto rientrano in tutto il quadro complessivo del temporary framework e quindi speriamo che per fine settimana possiamo andare online con queste nuove modifiche. Gianpaolo Pavia, responsabile garanzie del Mediocredito Centrale, ha proseguito illustrando le modalità operative con riferimento a durate e tassi di interesse. Allora, in realtà il decreto non parla espressamente di preammortamento, ma parla appunto di un periodo di una sorta di grace period, così come lo ha definito anche la Commissione europea. In sostanza il rimborso del capitale non può avvenire prima di 24 mesi. Questo nella sostanza e nella pratica che cosa vuol dire? Vuol dire che sono possibili anche finanziamenti, per esempio senza piano d'ammortamento, piuttosto che finanziamenti bullet, che abbiano chiaramente una durata inferiore al massimo di 72 mesi. Con ciò si intende di fatto che la banca non può revocare, non può chiedere indietro il capitale prima di 24 mesi. Il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore, che sia garanzia diretta o riassicurazione contro garanzia, rispetti ovviamente quanto previsto dal DL, nel senso che è un tasso che tiene conto solamente della copertura dei costi di gestione e dei costi amministrativi e non tiene conto chiaramente della copertura sul rischio di credito, dato che non c'è rischio di credito su questa tipologia di operazione. Ovviamente avendo sempre poi come massimo tasso di interesse applicabile quello contenuto nel DL stesso, quello che fa riferimento al,
arrendistato, per intenderci, come parametro di riferimento. Ultima questione, appunto, che riguarda sempre le condizioni economiche: in caso di riassicurazione contro garanzia, oltre ovviamente al vincolo sul tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore, c'è anche un vincolo per il premio di garanzia applicato dal Confidi o dall'altro fondo di garanzia, dal soggetto garante in generale. Anche qui ovviamente il soggetto garante è tenuto ad applicare un premio di garanzia che tenga conto esclusivamente della copertura delle spese amministrative, delle spese di gestione, senza quindi avere una parte relativa al rischio di credito. Molte infine le domande effettuate, tra cui quella riguardante un eventuale obbligo delle banche a concedere i finanziamenti fino a 25.000 euro, a cui ha risposto in maniera netta Raffaele Rinaldi, responsabile ufficio credito e sviluppo di ABI. La garanzia del fondo è automatica e senza valutazione, ma la banca è obbligata anch'essa a concedere il finanziamento fino a 25.000 euro? Non credo che dal decreto legge discenda un obbligo per la banca a realizzare l'operazione di finanziamento. In ogni caso, la banca deve svolgere un'istruttoria semplificata rispetto a quello che fa normalmente, ma comunque un'istruttoria deve fare, quantomeno per verificare che da un punto di vista formale sono state la richiesta è completa e che quantomeno il cliente non sia in sofferenza o non era stato classificato come un'inadempienza probabile o avesse ritardi di pagamento superiori ai 90 giorni prima del 31 dicembre 2019. Quindi in ogni caso comunque la banca deve fare un'istruttoria sulla richiesta, benché questa istruttoria semplificata potrebbe anche avere alla fine un esito negativo. Per conoscere le risposte a tutte le domande e i dubbi frequenti potete consultare l'articolo di resoconto pubblicato su fasi.biz e le FAQ sui siti del Fondo di Garanzia e ABI.